Buongiorno, madre. Ezio, grazie di essere venuto a trovarmi. Che cosa turba le cortigiane? La vecchia proprietaria di questo bordello, Madonna Solari, era una bugiarda doppio giochista. Si è scoperto che è in combutta con la Chiesa. Peggio, alcune delle ragazze dormono ancora col nemico. Scoprirò chi sono. Vai dalle ragazze di cui mi fido, loro ti aiuteranno. Grazie, Ezio. Ezio, la notte scorsa ho intrattenuto degli ambasciatori bavaresi. Devono avermi avvelenata. Ma come? Abbiamo bevuto dallo stesso calice e poi non ricordo più nulla. Venite, dobbiamo trovarli. Lui c'era. Perché mi puttana? Un momento. Era lui. Un'aria familiare. Non importa. Venite, ne troveremo una. Sali bastardi! Ti prego, gentile signore. Risparmiatemi. Bravo. Credete che qualcuno gli insegnerà un po' di rispetto? Nessuno dei miei clienti avrà un abito meno che prestigioso. Voi mi avete avvelenata. Ricordo il suo nome. Gisbert. Oh, seguitemi.
vostra disposizione per tutte le richieste concernenti la vostra permanenza. Chiunque abbia sottratto il bambino dalla statua della Madonna col bambino incassata nel muro sopra la bottega casearia potrebbe avere la decenza di restituirlo. L'Onnipotente gliene sarà grato. Lui! Prendetelo! Che succede? Vi ringrazio, Ezio. Sono certa che almeno due di loro sono colpevoli. Buona fortuna. E state alla larga dal vino, Madonna. Il consiglio regionale chiede a tutti i banchieri di parcheggiare le proprie carrozze in maniera responsabile. Dare le ossa, dei cucini. Ser Ezio, dopo la morte di Madonna Solari, suo fratello Santino accampa diritti su di noi. Vuole entrare nelle grazie dei Borgia. E per farlo deve dimostrare di essere il nostro padrone. Se lo umiliate in pubblico, perderà il sostegno dei Borgia e ci lascerà in pace. Affidatevi all'abilità del vostro medico del rione. Figlio di... Ma cosa credete di fare? Grazie a Dio, siete giunto qui, amico. È finitela! No. Quest'uomo è un vile bugiardo! Le cortigiane di Roma non gli obbediranno mai! Buongiorno, Ezio. Ci è stato insegnato come sedurre gli uomini più potenti di tutta Roma, ma non tutte sono in grado di resistere al loro fascino. Seguite Giulietta. Dovrebbe condurvi dal suo benefattore. Messere, le vostre ferite curiamo. Non avete giustizia, Ci sono modi migliori. Dobbiamo credere che non l'abbiate fatto. Ti romperà un osso, quell'idiota. Ed è bene, chi ride ultimo. E bisogna ricorrere alla chirurgia. Con il 43% di sopravvissuti, siete nelle mani migliori di Roma. Impressionante. Forse è in ritardo. La dama che lo attende sarà bellissima. Assurdo! Ma che gli prende? Dite che dovremmo fare qualcosa a riguardo.
San Giovanni. Ha coraggio da vendere. Quello è un uomo, non come Arrigo. Impressionante. Meglio che stia alla larga dalle guardie, però. Non sapevo che quel bastardo ci tradisse. In ogni caso, non sei più gradita alla rosa in fiore. Ben fatto, Ezio. Le cortigiane mi hanno detto che sono rimaste solo quelle fedeli. Ti hanno detto il vero. Allora non perdiamo tempo. Sono giunti a Roma ambasciatori del re spagnolo e dell'imperatore tedesco in cerca dell'appoggio di Cesare. Sventa i loro piani, figliuolo. Ezio, voi avete bandito quella spia di Giulietta dal bordello, ma lei continua a fornire informazioni al nemico. Questa volta un ambasciatore spagnolo suo amante, il quale le rivende alla chiesa. Adesso Giulietta vi teme. Approfittatene. Mandatela dritta nelle braccia del suo spagnolo e uccidetelo. Giulietta, so del tuo tradimento. No, vi prego, Ezio, posso spiegarvi? Pellegrini venuti in adorazione oppure di passaggio. L'ufficio del cancelliere è a vostra disposizione per tutte le... Aiutatemi! Perché fuggi? Non sentirai che una punturina mentre la lava ti trapassa! Come mi piace l'odore dei criminali bruciati di prima mattina! Aiuto! Qualcuno lo fermi! Non puoi passare! Qui sono con voi!
Non c'entro nulla. Forza, non fatemi del male. No, no. Lasciatemi stare. Aggiratelo e tagliategli la spina. Vattene da Roma. Non ti voglio più vedere qui intorno. Oh, Gesù. Cos'è accaduto qui? Meglio levarsi di qui. Questo lo sto perdendo! Eccolo! Fate attenzione alla possibile caduta! Le cure si estendono a tutti i cittadini inglesi, le condoglianze per la scomparsa del loro ambasciatore. Venite regolarmente! Ezio, la mia fedeltà verso la vostra famiglia mi ha messa in una situazione spiacevole. Rodrigo e i suoi ambasciatori stranieri si stanno scambiando favori. Il suo obiettivo è trovarvi. Io devo incontrarmi con uno di questi ambasciatori. Esigerà il mio aiuto, ma io non glielo darò. Potrebbe reagire con violenza, e per questo voi sarete lì a osservare la scena. Avanti, amici! Mignatte fresche di palude! La Santa Sede ha approvato il nuovo codice di condotta relativo al pudore nell'abbigliamento e alle Montenegro. Continuano ad aggiungere notizie di feroci combattimenti su vasta scala. I messaggeri sono tutti fuggiti dai campi di battaglia prima che fosse chiaro l'esito dello scontro. Si ricorda ai pellegrini di evitare, dopo il tramonto, i ponti e le taverne vicino ai rioni di Ripa e Trastevere. Le guardie stanno cercando di spegnere i recenti focolai di violenza, ma non possono garantire la vostra sicurezza. Yeah.
carne suina nelle campagne si è ora diffusa anche nei rioni più poveri. Per quanto possa sembrare drastico, il Senato ha richiesto l'immediata macellazione e consumazione di tutti i maiali. Il Consiglio rionale chiede a tutti i banchieri di parcheggiare le proprie carrozze in maniera responsabile. Le guardie hanno ricevuto ordine di rimuovere i veicoli dei trasgressori e non saranno tollerate giustificazioni di alcun genere. A seguito dell'incendio della settimana scorsa a Parione, si richiede a tutti i prestaici di portare... Che esibizione curiosa! Boh, sarà una scommessa fra ubriachi. Vi ringrazio, Ezio. La mia fiducia in voi è ben riposta. Qualsiasi incidente! Crimine! Ezio, vi condurrò da 3 ambasciatori. Sono qui per incontrare il Papa, ma risponderanno a Dio molto prima di quanto non credano. Li attirerò per permettervi di colpire. Tante qualsiasi della guardia cittadina. Vi prega di notare come l'ufficio lamentele del Vaticano abbia chiuso per un periodo di tempo indefinito al fine di commemorare la morte del suo unico occupante, il vescovo. Mi avevate chiesto se avevo delle amiche con cui giocare. Ne ho invitata una. Ma siete inopportuna. Non quanto vorrei. Perché non mi seguite? Serena notte.
per tutti! Oh, eccovi qua. Seguite. Ho da mostrarvi una cosa. Se non va lui, ci vado io. No, me ne occuperò io. Eccoci qua. Cosa hai in mente, donna? Pazienza. Aspettate qui. Addio, Ezio. Riguardatevi. Arnolfo, sei qui? Non sono modi piacevoli, messere. Ezio, hanno avvelenato mia sorella con una dose più forte della stessa droga che avevano usato con me. Sappiamo chi la vende. Un medico di strada chiamato Tommaso. Ha l'antidoto, ma non è in vendita. Dovrete procurarvelo in altro modo. Presto, a Flora non resta molto tempo. Credi di poter fare tutto quello che vuoi? Non c'entro nulla! Andiamo! Avete salvato la vita di mia sorella. Vi ringrazio. Ezio, questi è Egidio Troche. Ci conosciamo. Da debitore del banchiere, adesso sono vostro debitore. E di questo sono grato. Sapete che non entro in una taverna da mesi? L'opportunità di cambiare le cose qui vale bene qualche bevuta. Il senatore mi stava giusto parlando delle trame alla corte di Cesare. Maria mi ha detto che avete eliminato gli ambasciatori stranieri. Ma ora dovete impedire che questa notizia giunga a Cesare. Anche i membri della corte colpevoli di incontrarsi con gli ambasciatori dovrebbero essere intercettati, se mi intendete. Ma soprattutto, il grande agitatore Prospero Colonna è stato catturato.
Dovreste liberarlo. Sarebbe un duro colpo per i Borgia. Sarà fatto, amico mio. Ezio, voci delle vostre gesta sono giunte al Papa, che sta per inviare un corriere in Romagna. Se Cesare verrà informato dei recenti sviluppi, inonderà la città di truppe. Sottraete la missiva al corriere senza che se ne accorga. Portatemela e mi prenderò cura di creare un falso rapporto da consegnare a Cesare. Non lo prenderanno mai, è troppo abile. Una vera ispirazione. Secondo te quando è stata l'ultima volta che le loro mogli hanno aperto le gambe ai loro mariti impotenti e cornuti? Buongiorno. Bene, mi metto subito all'opera. Aspettate un momento.
Sostituite la missiva prima che il Corriere si accorga di averla persa. Cesare sarà lieto di sapere che a Roma va tutto bene. Senatore e io abbiamo scoperto dove si incontreranno i Borgia e gli ambasciatori stranieri. Questi ultimi li avete uccisi. Adesso bisogna fermare chi complottava con loro. Io posso mostrarvi il luogo, ma lascerò il resto a voi. Affrettiamoci. Grazie, Ezio. Torno subito alla rosa in fiore. Farò sapere alle altre quanto siete coraggioso. Ezio, Cesare ha catturato i grandi condottieri Prospero e Fabrizio Colonna. Li ha fatti portare a Roma per torturarli. Se fossero liberi, sarebbero in grado di causare notevoli problemi ai Borgia e ai loro alleati. Saranno presto trasferiti sotto scorta, ma ho come il sospetto che questo non sarà un problema per voi. Giraldi potesse vederlo.
detto che quello ci rimetterò. Se solo mi servirà. Della presenza o meno di passanti in strada prima di gettare i rifiuti dalle finestre e dagli scivoli. Per sostituire la sua giubba, il camerlengo utilizzerà alcuni pubblici. Li avete salvati, amico. Non siete ancora liberi. State pronti. Deve esserci un modo per ripagarvi della vostra gentilezza. Continuate a lottare contro i Borgia. Lo faremo, promesso. Addio, amico mio. Addio.